like Sunday morning. E nella settimana siamo andati a trovare il dottor Malomo. Siamo con il dottor Giampaolo Malomo, presidente dell'Associazione Italiana Pneumatologi Ospedalieri. Parliamo di una patologia molto grave, parliamo di SLA. Capiamo in realtà di cosa si tratta. Certo, questa è una malattia neurologica, diciamolo subito, il pneumologo interviene successivamente, quindi è una malattia prettamente neurologica che si basa su processi neurodegenerativi che avvengono a livello delle corna anteriore del midollo spinale e a livello anche centrale. Quindi ci troviamo di fronte a una patologia molto seria che colpisce quattro apparati, quindi l'apparato locomotore, quindi la nutrizione, la parola, quindi la fonazione e la deglutizione. Quindi è importante perché colpisce quattro apparati, ma lascia libero il pensiero, quindi il ragionamento di questi malati. E ha un'evoluzione progressiva, non è immediata, quindi molte volte abbiamo delle difficoltà nell'inquadramento diagnostico di questa patologia che ha degli inizi subdoli e poi ha una difficoltà proprio a mettersi a fare la diagnosi perché è una diagnosi abbastanza complessa, si basa sull'esclusione di altre patologie muscolari o neuromuscolari che possono avere gli stessi sintomi. E naturalmente dobbiamo dire che colpendo questi organi chiaramente limitano molto l'attività di questi pazienti, quindi che sono limitati anche nella, come le dicevo, nella masticazione, nella fonazione e anche nel respirare, quindi, perché progressivamente queste alterazioni del motore neurone porteranno da un punto di vista mio respiratorio, prettamente respiratorio, a una tosse inefficace, quindi un paziente che non può espellere i propri mucchi, quindi ha bisogno di un apparecchio, diciamo, un apparecchio alla tosse assistita, ha bisogno della gestione successiva proprio delle vie aeree, quindi è importante in questi pazienti fare una diagnosi precoce, anche perché il decorso, diciamo, di questa patologia non è che sia benevolo, insomma, di norma tra i 2 e i 5 anni non abbiamo, intorno ai 5 anni non abbiamo grosse sopravvivenze di questi malati nella fase importante. Diciamo. Quali sono i dati di incidenza, di prevalenza qui in Calabria? Abbiamo all'incirca 195, tra i 180 e i 190 casi di SLA accertati in vari stati e intorno a 59 accertamenti di nuovi ogni anno di nuovi casi. Stiamo parlando di un numero importante. Di un numero importante e che purtroppo col progredire della patologia, anche perché ci sono dei farmaci che vengono utilizzati tipo il riluzolo, ma non incidono moltissimo nella sopravvivenza, quindi la sopravvivenza con il riluzolo è circa 3 mesi, quindi poi bisogna andare a curare i sintomi della malattia man mano che si manifestano, cioè in progressione, diciamo. Cioè, in questo decorso drammatico, no? In realtà poi il paziente, ma tutto il nucleo familiare è coinvolto, perché stiamo parlando di una patologia estremamente drammatica, il paziente a un certo punto diventa completamente paralizzato e quindi ci deve essere un familiare in particolare che si occupa, si prende cura appunto del. E questo è un vero dramma, cioè l'assistenza domiciliare in questi pazienti è veramente pesante per il familiare, perché il familiare deve occuparsi da una parte da un disbrigo di un certo numero di pratiche burocratiche che ci sono. Quindi da ottenere la protesi, ottenere l'ossigeno, da ottenere i vari ausili, eccetera, eccetera. Dall'altra parte deve assistere il malato che è totalmente dipendente da lui, quindi deve nutrirlo, deve vedere se succede qualcosa. Quindi c'è bisogno di creare intorno a questo malato, affinché possa vivere dove è giusto che viva, cioè nel proprio domicilio, una vera e propria assistenza domiciliare ad elevata intensità di cura, quindi dove ci sono delle figure specialistiche a cui può far riferimento il caregiver, cioè il familiare, per le varie problematiche che possono instaurarsi. In Calabria come siamo messi da questo punto di vista? In Calabria siamo messi un pochino come tutte le regioni d'Italia,
quindi non, anzi, io direi che forse anche per alcuni aspetti in modo drammatico anche peggio. Perché abbiamo dei centri di sollievo di riferimento che possono occuparsi di questi malati specifici, quale la struttura che è presente, unica struttura regionale, che è il San Vitaliano, ma altresì abbiamo una vera carenza di personale specializzato che si possa occupare a domicilio di questi pazienti. Per cui utilizziamo alcune volte, quando ci riusciamo, l'esperienza che si è già acquisito presso queste strutture per dare sollievo alcune ore a casa del malato, ma non sono certamente sufficienti, quindi io penso che dovremmo fare uno sforzo in più, fornirci anche noi di alcune figure, tipo i fisioterapisti respiratori, tipo i foniatri, che possono andare a domicilio, i logopedisti, quindi che possono andare a domicilio e fare un'equipe. Tra l'altro ci troviamo di fronte a pazienti che hanno necessità di tutto, quindi respirano attaccato a un ventilatore, ci vuole anche il tecnico della ditta che gestisce il ventilatore, che possa essere chiamato qualora ci sia un malfunzionamento della macchina. C'è bisogno anche dello psicologo, perché purtroppo ci troviamo di fronte a dei malati che erano in piena attività e che si trovano d'amblè senza poter comunicare neanche con l'ambiente esterno. Abbiamo bisogno di tecnologia al letto di questo ammalato, perché per farli comunicare ci vogliono i comunicatori oculari. Quindi, come vede, il familiare dovrebbe essere un esperto e occuparsi di tutte queste cose. Non è possibile, necessita di un aiuto che si può dare solo qualora noi riusciamo ad effettuare i PAI, i piani di assistenza individuale, ad elevata intensità di cura, che vanno però normati da un piano regionale, quindi che ora non c'è, bisogna legare con le istituzioni, con la rete, insomma, bisogna fare rete insieme. Quindi bisogna lavorare su questa sensibilità. Tra pubblico e privato. Assolutamente, bisogna naturalmente sensibilizzare anche l'opinione pubblica, proprio perché sono casi che poi tanto rari non sono, l'abbiamo capito. Purtroppo no. I numeri purtroppo che ci ha raccontato. Grazie al dottor Giampaolo Malomo, grazie per averci dato un quadro della situazione su, tra l'altro, insomma, un argomento di estrema importanza. Spero di essere stato chiaro, almeno già. Assolutamente, grazie al presidente appunto dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. A questo punto invece noi cambiamo argomento, ci spostiamo su un altro settore che è quello della bellezza e parliamo con la nostra Paola Progio.